Ciao a tutti amici e benvenuti in un mio nuovo video Penny Books, un Penny Books Special Edition, perché il libro di cui vi parlerò oggi, che vi consiglierò oggi, è candidato al premio Andersen 2021. Andiamo a vedere insieme qual è il libro, che è Fiori di città di John Arnold Lewson e Sydney Smith, pubblicato da Pulce Edizioni o Edizioni. È candidato come categoria miglior libro senza parole, quindi Silent Book, che se non sapete cos'è sono appunto i libri senza parole, i libri che raccontano la storia soltanto con la forza delle illustrazioni, delle illustrazioni. E questo è uno di questi, diciamo, è proprio un Silent Book. E a me, io proprio adoro i Silent Book, perché sono così belli con queste immagini così, che ti fanno proprio capire la storia, non è che se le guardi cosa significa, cioè in che sai senso? Sai che molti adulti non li amano? Non li amano perché dicono, tipo il mio bambino così non legge, guarda solo le illustrazioni. Vanno in difficoltà perché non c'è da leggere. Infatti, e non è che i bambini diventano intelligenti solo a leggere, cioè capisco che leggere fa diventare più intelligenti, ma anche a guardare le illustrazioni fa aguzzare la vista, fa guardare di più la vista, apre l'immaginazione più, cioè non è che è più, però è molto molto una cosa molto bella, a me piacciono molto i libri Silent Book e appunto non ne ho tantissimissimi, però ne ho abbastanza. Comunque, allora, di cosa parla questo libro? Questo libro parla, guardate, vi faccio vedere l'inizio, parla di questo, di una passeggiata, di una semplicissima passeggiata di questo papà e di sua figlia. E magari per gli adulti una passeggiata può sembrare una cosa banale, che si fa tutti i giorni, normale, così, ma una passeggiata, grazie ai bambini, tra parentesi, può diventare una cosa più bella, molto più bella, molto più bella. Infatti, la nostra bambina, di cui non sappiamo il nome perché non c'è scritto appunto, perché senza parole, osserva tutto, dappertutto, ovunque, e poi a un certo punto trova dei fiori. Infatti il libro si chiama Fiori di città, perché non troverà solo questi fiori, ma ne troverà ben altri. E troverà altri, e grazie a questi fiori che lei troverà in giro anche per altre parti della città, questa passeggiata diventerà più, come posso dire, cioè lei grazie a questa passeggiata diventerà un po' una donazione e anche una ricerca, perché allora prima ricerca, perché subito lei cercherà tutti questi fiori in giro per la città, andrà tutto un po' a curiosare per trovarli, e poi una donazione più o meno, perché donerà tutti questi fiori a delle persone, a degli animali. Per esempio, a un certo punto, che è una delle mie parti preferite, lei vede per terra un uccellino morto e lei prende dei fiori e glieli mette sopra. È una cosa molto bella, perché comunque, insomma, si fa capire che lei comunque ci teneva a quell'uccellino, anche se magari non l'aveva mai visto prima d'ora. Ed è una cosa, gli adulti passano, bella. Infatti, sono il papà cioè non voglio dire niente contro il papà e contro tutti i papà, però non guardava neanche cosa faceva lei, stava a parlare al telefono, guardava cose che l'uccellino forse non l'ha neanche visto, l'uccellino, insomma non era così acuto con questa vista così acuta come la bambina, che si guardava sempre ovunque, perché insomma dobbiamo dirgli, i bambini quando vanno a fare passeggiate o comunque vanno per strada, sì, insomma vanno a fare passeggiate e guardano sempre un po' ovunque, perché anche per cose normali loro si possono inventare cose stranissime nella loro testa. Infatti lei, come vi ho fatto vedere prima anche in questa pagina, guardate le squadre di questo bello, lei si guarda dappertutto, potete vedere, perché è proprio la norma dei bambini. Cosa significa norma? Normalità. Ah sì, ecco, sì, la normalità dei bambini più o meno. O la regola. Sì, una specie di regola dei bambini, che loro devono guardare. Sono curiosi. Sì, siamo curiosi noi bambini. E ragazzi, questa passeggiata si concluderà come praticamente, cioè quasi tutte le passeggiate di papà e figlia, comunque mamma e figlia, però qua papà e figlia, si concluderà a casa, quindi ritorneranno a casa dalla mamma e dai fratellini e le sorelline della nostra bambina, la nostra protagonista.
Poi, allora, insomma, questo è adesso non mi svelo di più perché sennò poi vi racconto tutta la storia intera. Comunque, questo è un libro secondo me molto molto bello perché ha questa morale, secondo me, che anche i doni più piccoli, i regalini più piccoli, più che magari non servono a tanto, però l'importanza è comunque il dono, cioè devo dirlo, e possono renderne felici molte persone. Insomma, qua le persone non erano felici perché appunto o gli animali o persone che magari non lo notavano che la bambina appunto aveva messo su di loro, comunque aveva messo vicino a loro dei fiori. Però comunque l'importanza che per i bambini ha comunque la donazione, non so, uso molto questa parola, la donazione di piccoli regali. Sì, l'importante è il gesto, non è che il regalo sia così, no, e su e giù, e destra e sinistra. L'importante è che sia fatto con amore. Hai detto che non si accorgono, magari quando si accorgono sono felici, che anche se non sanno chi gli ha fatto questo dono, comunque secondo me poi le persone o comunque gli animali magari diventano felici perché appunto sanno che qualcuno gli ha fatto questo dono, e secondo me è molto bella la morale. Poi vi volevo parlare della cosa principale dei Silent Book, le illustrazioni, perché non ci sono le parole, ci sono solo le illustrazioni. Queste sono davvero bellissime, infatti come vi faccio rivedere la prima, la nostra cavia, la prima, che è molto bello perché, allora, sono tutte fatte acquerello, secondo me, più o meno, sì. Acquerello, pennarello, non lo so, però non sei acquerello, molto esperta degli stili, eh. Acquerello di sicuro, dovresti importare da qualche parte, acquerello di sicuro. Poi è molto bello perché è tutto in bianco e nero all'inizio, la città e così. Poi però la bambina è l'unica cosa colorata all'inizio, piano piano, quando trovi i fiori, anche i fiori sono le uniche cose colorate, guardate. Poi piano piano, mentre trova i fiori, mentre li dona, mentre gli dà il regalo a delle persone, degli animali, tutto inizia un po' più a colorarsi, a diventare più vivo. Sì, più vivo, ecco. Ed è proprio una cosa bellissima questa, perché proprio i bambini significa che lasciano colore, lasciano la loro impronta, si fanno riconoscere, insomma. Ed è, secondo me, una cosa molto bella che ha voluto lasciare Sidney Smith, che credo l'abbia disegnato lei o l'ha scritto, l'ha illustrato, sì. E secondo me è proprio una cosa bellissima questa. Quindi, insomma, io vi straconsiglio questo libro e un sacco di Silent Book, tutti i Silent Book esistenti al mondo, però soprattutto questo libro che... Non ci dici forse se... spero che vinca, poi non lo so, devo ancora pensarci, però... È indecisa, lo so, ma non svegliamolo. No, non svegliamolo ancora. Quindi, vabbè, io vi saluto, un saluto da me, la Penny, un saluto da forse Cappuccetto Rosso, perché assomiglia un po' a Cappuccetto Rosso, secondo me. Quindi, vabbè, ci vediamo in un prossimo video e... ciao!